Diamo track, bentornati qui su American Track Simulator in una versione Early Access 1.48 con il DLC Oklahoma che vi faccio vedere subito. Si trova in questo punto, ci sono un sacco di città nuove che possiamo esplorare, trasporti speciali, e oggi andremo a vedere in anteprima questo DLC. Ringrazio tantissimo la SCS Software per avermi permesso di provarlo in anteprima. Vi ricordo che sarà disponibile a tutti ad agosto, il primo di agosto. Vi lascio il link di Steam, così se volete lo mettete in wishlist e quando sarà pronto potrete acquistarlo. Nel frattempo abbiamo esplorato un nuovo concessionario e ci godiamo queste nuove strade in attesa, insomma, di trovare un lavoro per il nostro camion. La città in questo caso è Oklahoma, se non vado errato, vicino. Siamo in zona Oklahoma City. Abbiamo un pochino di traffichello. È una versione ovviamente early access, quindi quello che vedete potrebbe un pochino variare alla pubblicazione se ci sono dei problemi, insomma, capite sempre. Early access build significa anche questo. Attendiamo che diventi verde e cerchiamo magari nella mappa qualche lavoro da poter subito assodare. Per esempio questo Walmart che dovrebbe essere in zona, vediamo che lavori ci può dare al nostro camion. Camion che, come potete vedere, è molto molto americano. Il vantaggio delle cabine americane è il fatto proprio che sono giganteschi. Come potete vedere hanno proprio una specie di camper dentro, cioè lì dentro penso ci possono dormire tre persone contemporaneamente. Rispetto ai camion americani, europei, cosa abbiamo di differenza? La cabina, ovviamente, vedete, è più lunga. Il motore, insomma, è tutto davanti, quindi, insomma, hanno spazio per tutto il resto. Perché questo? Perché in America è così e in Europa invece è diverso. L'ho già detto in altri video, ma lo ripeto sempre volentieri. Praticamente in America hanno le strade, come potete vedere, enormi, quindi non hanno alcun tipo di problema loro a organizzare dei mezzi di questo tipo. In Europa le strade sono più compatte, quindi necessariamente abbiamo bisogno di veicoli più compatti. Poi, insomma, gira di qua, gira di là, ti fai anche un po' l'abitudine e diventa parte della routine avere questi camion così di questa tipologia. Non penso mai arriverà un camion compatto, viceversa in Europa anche non arriveranno mai i camion lunghi. Sì, c'è ovviamente il caso X che comunque riesce a importare il veicolo in Europa e viceversa in America, però la maggior parte è così lo stile. Attiviamo le quattro frecce col nostro Volvino. C'è anche il nostro Volvo nuovo, se vi ricordate. Però ho pensato di ritornare a questo, così conserviamo un pochino di soldini. Io, come potete vedere, su American Truck non ho affatto la ricchezza di Euro Truck Simulator 2, perché l'ho giocato molto molto meno. E anzi, devo stare attento a non fare troppi incidenti, perché altrimenti rischiamo di andare in bancarotta. Il segreto Poderack per fare successo con i camion e il relativo guadagno è quello di mantenere innanzitutto una guida abbastanza equilibrata all'inizio e assumere autisti, autisti, autisti. Cercate di comprare camion, cercate di assumere autisti e soprattutto di salire di livello, perché questo vi permette di avere sicuramente più possibilità di guadagno, perché mentre voi dormite anche nelle aree di soste avete la possibilità di poter guadagnare con gli autisti, che invece lavorano anche di notte. E anche voi a volte dormite di notte, loro dormono di giorno. C'è uno scambio di favore. È così a livello imprenditoriale. A meno che voi assumiate Poderack come autista che distrugge il camion, l'opportunità di guadagno è molto alto. Guardate in America e c'hanno gli autotreni, non c'hanno i camion, c'hanno proprio dei treni. A volte ho visto, mi sembra, può arrivare anche triplo quel semirimorchio. In America sono tutti particolari. I tasti ce li ho un pochino diversi, vedo, rispetto al mio Euro Truck. Mi devo ricordare che, a meno che ci sia un cartello che lo vieti, ma girando a destra posso sempre farlo, senza multe, in teoria, perché è concesso in America girare a destra senza rispettare il semaforo. Cioè, nel senso, devi dare la precedenza e basta.
Vediamo un po' com'è questo DLC. Allora, di caratteristico di solito cosa abbiamo in queste DLC? Il paesaggio. Paesaggio ben dettagliato, ben ricco di posti tipici. L'Oklahoma, io sinceramente non la conosco. In realtà non conosco molto dell'America. Però questi giochi a volte sono anche un buon modo per iniziare a comprendere parte di territori, continenti che a noi sono sconosciuti. Cerco di mettere la freccia. Io in questo momento sto giocando il gioco base, non ci sono DLC. No, scusate, non ci sono mod. Ci sono i DLC, ho qualche DLC tipo gli accessori qua, vedete questo volante, penso faccia parte di un DLC particolare. Sto vedendo qua il mio camioncino che devo dire è proprio bello. C'ho anche Ok, c'ho anche dei tasti preimpostati. Abbiamo anche, se non vado errato, sì, esatto, abbiamo addirittura un vetro lì posteriore. Quando facciamo retromarcia, ma penso sia più il vetro per la cabina interna quando siamo in sosta. Vediamo il CB che loro ce l'hanno in America. No, il CB, scusate, le tessere dell'autista ce l'hanno in America. Ma sai che non lo so? Poderak! Sai che non lo so? No, non credo. Boh, non lo so, devo. Qualcuno che lavora in America e fa il camionista, mi sa dire se c'è anche lì la tessera per le ore di guida, eccetera, eccetera. Ma sai che non lo so. Penso di sì, perché in qualche modo. Sì, per forza, sennò come fa la polizia a controllare? Entriamo in autostrada. Stiamo andando in direzione est. Qua il limite è 60 miglia. E abbiamo anche delle uscite a sinistra. Aspetta, qua come mi devo mettere? A destra? Questo è è il semirimorchio di Walmart, che nel gioco viene chiamato Walbert. Bellissimo. Mi piace un sacco perché alla fine abbiamo tanto tanto gameplay in più quando scarichiamo questi DLC. Tante mappe da esplorare, anche se io, vi ripeto, su American Truck, rispetto a Euro Truck, ho meno ore, ma confido di giocarlo più spesso. Anzi, ricordatemi magari nei prossimi gameplay. Poderak, portaci ogni tanto American Truck. Lo so, a livello di visualizzazione tutto è un pochino più cheap, un pochino più economico. Ok, qua c'è un incidente. Ah, ok, c'è un incidente, perfetto. Attenzione, Poderak! Incidente! 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 Questo con la Mercedes mi sa pure che ha un incidente. Quello che mi piace di American Truck, guardate quell'accessorio fighissimo. La motosega! Tipica Poderak con Farming Simulator. A proposito, ma io su Farming Simulator, raga, non ho da tantissimo tempo tagliato legna. Devo iniziare di nuovo, eh? Devo iniziare assolutamente perché mi manca, mi manca, mi manca. È una cosa che mi ha caratterizzato. E devo assolutamente. Tipo la Silver Run, io ancora la devo cercare un po' di utilizzare un pochino di più. I camion americani c'hanno davvero delle bestie al posto dei motori, che raggiungono velocità assurde. E adesso non so esattamente la conversione miglia orari, però 60 miglia orari non sono affatto pochi. Forse dovrebbero essere, corrispondono a 90? Boh. Sai che non ne ho idea, non ho idea. In America però bisogna stare attenti perché ci sono i poliziotti che, a differenza dell'Europa, possono essere nascosti. In Italia, se l'autovelox non è ben segnalato, puoi fare ricorso al giudice e la vinci. In America non funziona così. In America il poliziotto può essere bello nascosto, non segnalarti niente, e ti becca, e ne paghi le conseguenze. E in alcuni casi le conseguenze sono anche piuttosto importanti, soprattutto se riguardano un mezzo pesante come un camion. Ma che roba! Mi piace il fatto che di default nei camion americani, sentite, abbiamo due trombe. Questo permette di un po' sbizzarrirsi. Oh, qua uno è uscito fuori strada. Che è successo? È andato a funghi. Ha visto dei funghi lì. Ha detto: ehi,
Vado a funghi! Let's go! Chissà in America quanto fa caldo in questo momento. Oh, lì c'è un po' di traffico. Che è successo? Ah, sì, c'è un incidente anche di lì. Ma in America non sanno guidare. Ma non è che Martino sarà di... di qua. Ma quanti incidenti ci sono? Ho attivato il cruise control. Così magari manteniamo un po' la velocità. Allora, il cruise control. Ah, ok. Ho detto, come ho fatto ad attivarlo? Su American Truck l'ho attivato nel tasto più a sinistra, mentre su Euro Truck ce l'ho a destra. Cercare di copiare le impostazioni allo stesso modo, se no ogni volta mi confondo. Bisogna sempre tenere attenzione al traffico, perché il traffico, se dovesse in qualche modo fermarsi per qualsiasi motivo, che ne so, un incidente o qualsivoglia, devi stare pronto, Poderak, a frenare e a intervenire con il tuo camion. Altrimenti vai sbarabarabalum. Ho visto certi filmati su YouTube dove veramente succede la qualunque con la neve in America, la nebbia. Veramente alcune volte poi devi stare proprio attento. Dici, cavolo, com'è possibile? Ma cose tipo 20.000 mezzi, 1.000 mezzi inclusi, cioè. Questo dove devi andare? A destra? Auto, mi fai passare, per favore? Tesla! Dai, Tesla! Non è buona la Tesla. Tesla, disgrazieda! Quella è una Tesla? Ma sai che non lo so. Ci assomiglia, davanti assomigliava una Tesla, dietro mi fa cambiare idea. Penso sia una Tesla, scrivete nei commenti. Si potrà che quella era una Tesla. No, non era una Tesla. American Truck. Oh, ma hanno cambiato il cielo. Guardate il cielo com'è più... Ma cosa hanno fatto? E abbiamo quasi concluso questi primi miglia. Mi piace così chiamarli. Non mi piace così. Si chiamano miglia orari su American Truck. Stiamo avvicinando al punto di Walmart scarico. Qua abbiamo Farming Simulator, le nostre campagne infinite dove dobbiamo raccogliere il grano. Qui ci stiamo avvicinando in qualche città. Don't stop on track. Anche qui in America spesso vediamo i camion che si fermano e fanno cose strane con i treni. I treni anche in America sono possenti, giganteschi. Tutto in America è gigantesco. Ma hanno le auto giganti, i camion giganti, i panini giganti, le case giganti. Sono enormi in tutto in America. C'hanno i soldi giganti. C'hanno tutto in grande in America. Wow, guarda qua che postone che abbiamo. Dove siamo esattamente? Siamo a Enid. Wow. Esploreremo Enid, così abbiamo la nostra prima città esplorata insieme all'Oklahoma City. Secondo me a livello grafico hanno fatto qualcosa, C'è qualche dettaglio un pochino più rifinito. Qua abbiamo l'uscita. Wow. Ok, qua. Che cartello è quello? Rosso. Che cos'è? Non lo so. Enid esplorata, ok, let's go. Abbiamo esplorato 7 su 30. Wow. Iniziamo le nostre grandi esplorazioni. Qua North State University, North State Oklahoma College. Oklahoma, volete andare al college di Oklahoma? Questa è la strada giusta che fa per voi, amici. Qua abbiamo uno stop. Gli stop, io non so come fanno in America, ma sono difficili, perché a volte il traffico è veramente infinito. Ma qua per fortuna è abbastanza easy. Dobbiamo parcheggiare qua a destra e lo facciamo subito. Procediamo con la nostra consegna. Zio Peppino, Martino è arrivato. Ho fatto rima. Zio Peppino, Poderacchino è arrivato. Wow, che roba. Ehi, Zio Peppino, ma è cattivo Zio Peppino, Ci fa consegnare in punti angusti. Ma noi con la nostra patente di camion ormai siamo esperti. Vai Poderak, facci sognare, facci vedere come sai parcheggiare alla grande il tuo camioncione. Vai, il tuo bestione qui. Anche se c'è quel furgone, potevano parcheggiare
Ma tanto è grande il piazzale, proprio lì lo devi piazzare, eh? Quel tuo furgone. Dei gelati, non lo so che è. No, non è dei gelati. Un furgone classico americano per il trasporto di merce in piccole città, vai. Ma per Podarak nessun problema. Ehi Podarak, ma è facile però dall'esterno. Hai ragione. Facciamo un po' dall'interno. Gostiamoci un pochino anche dall'interno queste manovre anguste. Vai Podarak. Ok, raddrizza il camion. Guarda bene gli specchietti. Gira un pochino a destra. Gira un pochino a sinistra. E in teoria ci siamo, Podarak. Perfetto. Let's go. Zio Peppino però è un po' fiscale, eh? Possiamo dirlo che è un po' fiscale. Abbiamo guadagnato quanto? 3000 euro. E che ci facciamo con 3000 euro, Podarak? Va bene, io spero che comunque questo gameplay vi sia piaciuto. Mi raccomando, continuate a spolliciare. Iscrivetevi al canale, qui sotto vi ricordo il link per mettere in wishlist questo DLC. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!